Pronti, signori, dai, pronti anche con Farming 2022. È da testare, è da provare. Siamo qui pronti a buttarci di nuovo. Dopo anni torniamo nelle campagne. Carriera, carriera. Contenuto scaricabile. Contenuto scaricabile, cosa c'è? Trattori piccoli, cose. Possiamo vedere come funziona? Guarda, io direi quasi di non farci troppe domande. C'è della roba, c'è gioco varie. Non ci facciamo troppe domande. Carriera. Slot Wodolo, inizio insieme a voi per la prima volta, come vi dicevo, quindi andiamo a vedere un pochino. Allora, aspetta, modalità carriera, nuovo agricoltore, direttore agricolo, inizia da zero. Le difficoltà, facile, media, difficile. Facile, senza ombra di dubbio. Possiedi già una terra e dell'equipaggiamento. A Elm Creek ti insegneremo a giocare a farming. Beh, mi sembra giusto, almeno facciamo pure il tutorial. Sì, l'ultimo era il 2019, quello che abbiamo giocato. Sono passati anni, che 2019 però era uscito nel 2018, di solito. Questo 22 è uscito nel 21, quindi sono passati un po' di annoni. Tre anni dovrebbero essere passati all'ultima volta che abbiamo giocato a farming. Direttore agricolo, inizi con dei fondi sostanziosi ma senza terreno, nessun edificio e nessun equipaggiamento. Sta a te decidere come realizzare la tua fattoria. Sarebbe bello, ma sarebbe da barboni. Noi partiamo con Easy. Grazie Gialfa, grazie per aver esteso la sottoscrizione fino a dicembre. Grazie caro. Ma dicembre 2022 tipo, addirittura. O dicembre, dicembre. Sapete. Grazie anche a Davisaster per i 7. Grazie Davisaster. Grazie per i 7 mesozzi. Nuovo agricoltore, vai. Almeno ci fa il tutorial, anche perché l'altro non credo che ci avrebbe fatto il tutorial. Non saprei. Continua. Seleziona mappa. Ah, devo selezionare la mappa? Elm Creek. Allora, Elm Creek è proprio una zona rurale dove non c'è una beniamata sega, apparentemente. Sembrava una pagina di caricamento. Poi c'è Outbailer. Bella, bella. Questa mi piace già di più. Erlengrat è però, guarda là, il laghetto tra le montagne, signori, il laghetto tra le montagne è Erlengrat per me, forse. Allora, questo bello paesino rurale, il castello lì, Toscana style, vabbè. Allora, questo qua fa cagare, nel senso che è proprio zona campagnola, per carità, ci sta, ci sta. Questa qua è molto bella, sembra un po' Toscana così, però questa, insomma, devo andare a fare un bagno al laghetto a meno 10, che fa? Non te lo fai. Erlengrat, senza ombra di dubbio. Il laghetto ci sta. Probabilmente ci andremo a finire con il trattore, ma questo è un altro discorso. Grazie Lumilots, grazie per i 4, grazie mille. Va testato. Adesso vediamo, perché le impostazioni mi sa che stanno tutte sparate in modo prepotente, quindi vediamo anche se ce la facciamo. Ditemi se lagga o se lagga. Attenzione, ci facciamo il nostro soggettone. Allora, fermi tutti, perché qui deve tornare il buon Artemio. Allora, chi ce la faccia da Artemio tra sti tre? Pure questi sono tre. Questo è un po' più artemioso. Capello. Beh, insomma, non lo so, un Artemio deve essere... vedi, questo è già più Artemio. Guarda com'è Artemio questo. Questo è troppo giovane, che fa? Ma uno così, secondo te, va in campagna. Questo va in campagna, vedi? Ci sta, ci sta, è lui. Barba ci sta. Artemio non ha tempo per radersi. Artemio è un duro. Guardalo. Oddio, pure così però ci potrebbe stare, Bravo Artemio, bravissimo. Baffetto. Guarda come Artemio. Più Artemio così. Scusa, se tolgo la barba. Pure così ci potrebbe stare, Pure così ci potrebbe stare. Mo vediamo un attimino. Barba lunga, ok, ci potrebbe stare, ma non è abbastanza lunga, quindi non mi convince. Ah, aspetta, che qua potevamo scegliere il colore dei capelli. Mica avevo visto sto. Ah no, col. Qua seleziona il colore. Allora, Artemio. Madonna, ma è un bianco troppo bianco. Che cazzo è? Artemio, che colore vuole i capelli? Così. Un po' più marroncini, dai. Artemio, va bene così. Barba. Qui anche i colori già li ha messi. Baffoni, non ho capito bene se conviene utilizzare questo. E poi sembra... Scusa, non combaciava tantissimo. Guarda, vediamo un attimo il vestito di Artemio, perché secondo me ci sta,
Allora, possiamo vestirlo da apicoltore. Ma com'è? Così a caso? Ci sono dei completi. Questo completo da Artemio. Questo troppo. Completo da pilota non mi è chiaro. Guardalo pure così, Artemio. Artemio pure così. Ma questo è da equitazione, ma scusate. Attenzione, ci sono anche quelli di marca. Ah, perché sono le vere marche. Ok, questi sono sponsorizzati, signori. Bellissima. Questa è la cosa, ma cazzo si chiama? John Deere, quello che fa pure i trattori. No, perdonate la mia ignoranza. New Holland, stessa cosa. Beh, no, non vogliamo quelli di marca, noi siamo un po' barboni, quindi andiamo con questo, signori. No, è inutile che stiamo qui a gigioneggiare. Seleziona il colore. Color jeans classico, va bene. La maglietta va bene, il pantalone pure, le scarpe. Le scarpe, beh. Vabbè, queste qua ci stanno forse un po' meglio. Questo fa troppo, poi è troppo, dai. È troppo, però è giusto. È giusto, eh. Questi hanno varie tonalità di verde. Non è che abbiamo troppa. Verde scuro, va, che no, è troppo scuro poi. Cappello ce l'abbiamo. Per carità, potremmo anche cambiarlo, eh. Anche perché la coppolina ci sta e non ci sta, eh. Cioè, nel senso. Pure senza. Beh, però come fai a non mettergli un cappello del genere? Va da sé che. Onesto. Il guanto bianco? Beh, bianco è troppo bianco. Questo è troppo. Guarda, il guanto pure è una cosa del genere. Un po' più sportivo. L'occhiale. Madonna, signore, un tipo del genere è pericolosissimo. Cioè, se lo vedi, ti allontani per forza perché. C'è per forza qualcosa che nasconde un uomo del genere. Cioè, non so voi, ma Artemio ha vinto. Bravi tutti, eh? Confermo. Se ancora non conosci le basi del gioco, ti consigliamo di effettuare, di iniziare il tour guidato di Elmer. Oh, sì, vabbè. Ah, mannaggia la puttana. Elm Creek o Out Baelerun. Ah, quindi praticamente noi abbiamo scelto la terza città che è quella non senza il tutorial, scusa. E allora no, signori, aspettate, dobbiamo salvare, mantenere questa. Vabbè, facciamoci il tutorial qua, poi ce ne andiamo di là. Cioè, non credo sia un grosso problema. L'importante è che ci ridia di nuovo Artemio. Non è che lo devo rifare da capo, eh. Sia chiaro, un Artemio è per sempre. O no? Tempo per scaricare il gioco? Oddio, dipende dalla connessione che hai. Su Steam 12 giga mi sembra. Orca la puttana. Dovrebbe essere 12 giga. Vabbè, facciamo veloce, no? Tanto mi ricordo, ormai abbiamo selezionato. Ok. A posto, dai. Confermo. Grazie Poppy Style, grazie per i 10, grazie mille. Grazie per i 10 mesozzi. Pensavo mi tenesse. Benvenuto in Farming Simulator. Vuoi iniziare un breve tour guidato per imparare le basi di gioco? Beh, sì, sono venuto qui apposta. Allora, segui il percorso verso la grande raccoglitrice verde al confine del campo e tocca il punto esclamativo accanto a essa. La mappa si trova. Non so se riuscite a leggere, io ho delle difficoltà in realtà. La mappa si trova nell'angolo inferiore sinistro. Il grande diamante blu indica la posizione del punto esclamativo. Avvicina la mappa con 9. Non al momento. E controlla il giocatore. Vabbè, facciamo ok. Con 9 mi avvicina la mappa. Ah, vedi? Madonna, che figata. Cioè, ma c'è. Cos'è? Un autobus? Non lo so.
Vediamo se l'importante è che non lag. Insomma, non lag è una parola grossa. Mi sa che non ce la fa a fare tutte e due le cose il computer, eh. Troppa potenza farming. Qua due sono le cose. O metto veramente 1080p, 2K e 2K, 2K. Lagga troppo. Perché le mappe sono grosse. Guarda qua. Cioè, non è piccola. Eppure il dettaglio è discretamente importante. Ma non mi puoi cambiare la risoluzione da qui, scusi. Possibile che io debba uscire dal gioco? Mi sembra un po' eccessivo, ma necessario. Vabbè, proviamo, vediamo un attimo. No, il problema era il fatto del mouse, che però in linea teorica in game non dovreste neanche vedere. Questo è uno dei campi che possiedi all'inizio del gioco. Il grano è cresciuto sufficientemente da poter essere raccolto. È ora di salire sulla mietitrebbia e di metterla in moto. Signori, siamo pronti. Bravi tutti. Allora, vediamo un attimino se ce la fa. Qualche micro scattino c'è. Mo' vediamo un attimino se. Vabbè, comunque calcolate che ho messo pure qualità su media, eh. Cioè, per dire, se questa è media, ultra spacca dei culi. Grazie Marco Speedy, grazie mille. Si sale così? Bravi tutti, anche qui. Grazie per i tre, grazie mille. Allora, il pannello della guida nell'angolo superiore sinistro dello schermo mostra sempre le funzioni disponibili. Vabbè, voi non vedete qualcosina là, forse conviene. Datemi un attimo. Se riesco, no, non riesco, va bene. Grazie anche a Daxox per i 27. Bonsoir. Bonsoir. Ok, aggancio la mietitrebbia, la lama situata davanti a essa, il pannello della guida nell'angolo superiore sinistro dello schermo mostra sempre funzioni disponibili. Collega attrezzo con Q. Ok, vabbè, comunque lì ci fa vedere sempre tutto. Qua ci avviciniamo, andiamo con Q, colleghiamo. Ottimo, ora dispiega la mietitrebbia, accendila in modo che la lama inizi a ruotare. Cambia sezione attrezzo, dispiega, accendi o spegni l'attrezzo. Don't worry. Allora, siccome là ci fa vedere tutto, facciamo che dispieghiamo la mietitrebbia. Bravi tutti. Abbassiamo la mietitrebbia. Accendi la mietitrebbia. E via come se non ci fosse domani. Ora è tutto pronto per la mietitura. Puoi regolare manualmente la velocità del tuo veicolo. Usare uno dei livelli di controllo della velocità per mantenere un andamento costante. La velocità massima di guida dipende dal tipo di veicolo. Vabbè, accelera e decelera. Sterza, tira il freno a mano e fai le cose varie. Allora, qua naturalmente possiamo anche fare così. Visivamente spacca comunque, è bellissimo. Vabbè, è sempre stata una figata farming, comunque. Boh, indipendentemente dal fatto che noi siamo sempre stati delle pippe clamorose, però ci siamo sempre divertiti a bestia con farming. Allora, finora tutto tranquillo, ma in futuro ti troverai a gestire enormi carichi di lavoro e dovrai assumere degli aiutanti per la tua fattoria. Se un incarico può essere gestito da un aiutante, comparirà un'indicazione nel pannello superiore sinistro, assumi aiutante e affidali il resto del campo. Ma no, voglio farlo io. Vabbè, noi facciamo altro. Assumilo! L'aiutante svolgerà il suo incarico fin quando non l'avrà portato a termine o il serbatoio di raccolta della mietitrebbia sarà pieno. Nel frattempo puoi occuparti di altro. Scendi dalla mietitrebbia e raggiungi il prossimo punto esclamativo sulla mappa. La cosa bella è che quando assumiamo qualcuno noi comunque rimaniamo sulla mietitrebbia. Non so se siamo in braccio al guidatore, ma che tra l'altro è una guidatrice, se non sbaglio. Vabbè, noi scendiamo. Oh, piano, signor! Che fa? Marrota? Andiamo di là, va. Pericolosissimo. Calcolando anche che ti dà tante di quelle ore. Guarda, ci abbiamo un sacco di cose, eh. Un sacco di attrezzature. Guarda che bel campetto, eh. Certo, non è il lago, però ci accontentiamo. Terminata la mietitura, i campi devono essere coltivati per poter raccogliere una nuova semina. Accogliere. Di recente in questo campo è stata effettuata la raccolta. Ora è necessario che qualcuno lo coltivi. Sali sul trattore e aggancia il coltivatore appena dietro. Allora, va bene, ce l'abbiamo. Saliamo. Allora, dovremmo attaccare anche il bilanciere lì davanti, eh. Lo dico. Comunque, collego l'attrezzo. E abbassa il coltivatore, scegli visuale. Collega, mi attacca anche quello davanti. Bravi tutti. Ora abbassa il così almeno lo fa da contrappeso, eh.
Ora abbassa il coltivatore e guida sul campo per coltivare il terreno. Cambia sezione attrezzo, abbassa attrezzo. Allora, com'era G? Seleziona attrezzo successivo, perché dov'è che ci faceva vedere qual era l'attrezzo selezionato? Mi ricordo che abbassa peso. Ah no, c'è... Vabbè, lo vedete sopra le scritte, vedete? Sopra, sotto, sopra, sotto, sopra. Va bene. Abbassa. E si va. Aratura come se non ci fosse un domani. Guardalo lì. Guarda come ti zappa tutto. Perfetto, ora ci siamo. Assumi un aiutante che porti a termine l'incarico. Tra l'altro, se ci state facendo caso, ci sta facendo fare solo il rettilineo. Prima di arrivare alla fine ci fa assumere qualcuno. Diciamo che i nostri problemi di solito sono sempre quelli di variare. Vi ricordate come facevamo delle curve alternative? Riprenderemo un po' la... Faremo dei danni successivamente. Sì, mi sono perso una donation, scusate. Grazie Unground, grazie per i 20 euro Ozzy. Grazie caro, grazie mille, gentilissimo. Scusami, non l'avevo visto. Il problema è che non viene in chat. Cioè, sento il pop-upino, poi vedo magari se era una sub. Grazie Unground, gentilissimo. Grazie di cuore per il supporto. Voi, se mi perdo qualcosa, ricordatemelo, mi raccomando. Assumi qualcuno, bravi, bravi, bravi. Noi scendiamo anche qui. Allora, proviamo uno degli altri trattori. Ora la funzione di scorrimento per passare velocemente in rassegna tutti i veicoli. Continua fino a quando... fino a trovare il trattore contrassegnato da un punto esclamativo, quindi esce e toccalo. Sì, le scritte sono un po' piccoline, infatti mi sto accecando e sto leggendo anche di merda, ma... anche sono chiare sul sfondo chiaro, quindi... allora... passa al veicolo precedente, ma io... vabbè, successivo con tab maiuscolo per quello precedente. Questo? Guarda tutti gli attrezzi che abbiamo, siamo veramente sportiveggianti. Questo, c'è sta la signorina che sta a picconare. Ok, scendiamo, andiamo qua. I campi coltivati sono pronti per la semina, ma avrei bisogno di una seminatrice. Torna sul trattore e aggancia la seminatrice posizionata appena dietro. Va bene, sali sul veicolo. Aggancia la seminatrice. No, prima il peso, va bene, aggancia quello che te pare. La seminatrice che è appena agganciato è carica di semi. Quando saranno terminati dovrai rifornire le scorte con un sacchetto di semi. Tempo di mietere. Essendo agosto l'unico raccolto disponibile è la canola. Cambia tre volte il tipo di seme visualizzato nell'angolo in basso a destra, fintanto che la canola viene selezionata. Canola o canola? Perdonate l'ignoranza, ma non sono pratico. All'icona di fiore giallo. Puoi accedere a bassa 23 e guida sul canale. Poi giustamente devi vedere anche le stagioni, come è giusto che sia. Allora, seleziona il seme con Y, V abbassa l'attrezzo, B accende e spegni l'attrezzo. Ok, allora Y andiamo a cambiare. Canola, onestamente, non... dovrebbe essere questa, credo. Ma ce lo fa vedere solo a... no, questa sarà. Fiore giallo. No, questa è colza. Semi di soia, rafano, erba, frumento, orzo, avena, colza, semi di soia, rafano, erba, sorgo, frumento, orzo, avena, colza, semi di soia. Ma non ce l'abbiamo la quella che ha detto lui. Noi siamo partiti dal frumento, poi ha detto di premere due volte. L'avena. Può essere che l'avena. Vabbè, sti cazzi, io gli metto l'avena. Se gli piace, sarà via. Non è che dobbiamo fare. Accendi la seminatrice. Devi prima spiegare l'attrezzo. Aspetta, dispiega, dispiega. Che fa? Non la dispieghi. Dispiegato? Dispiegato. Impossibile piantare questo frutto qui in agosto. Allora, vedi che non è questa. Era il fiore. La colza. Ma allora, ma dimmi colza. Ma scusa, ma parla come mangi. Sta piantando? Mi sa di sì. Mazza come siamo veloci. Fantastico, stai andando a meraviglia. Se vuoi puoi continuare più tardi o affidare il tuo lavoro a un altro aiutante. È importante sapere quali piante possono essere mietute in ogni stagione. Consulta il calendario nel menu per la visione d'insieme. Bene, ora passa al prossimo trattore con un punto esclamativo accanto ad esso. Allora, qua assumiamo. Ah, noi non, comunque non stavamo piantando un cazzo niente, perché non l'avevamo abbassata. Va bene, comunque. Punto esclamativo. Va bene uguale, va bene uguale. Tanto... assumiamo, signori, assumiamo.
Quando il serbatoio di raccolta è pieno, anche solo parzialmente, è possibile scaricare il suo contenuto con un rimorchio, sale sul trattore e aggancia lo rimorchio. E poi vado dove sta la signora che raccogliamo tutto, dai. Collega l'attrezzo, vai, sali sul veicolo. Collega l'attrezzo. Collegato l'attrezzo, bravi tutti. Avvicinati al lato sinistro della mietitrebbia fin quando il tuo rimorchio non arriverà ad affiancarla, per poi aprire la copertura. Quando sarai nella posizione corretta, il condotto si allungherà e il grano inizierà a uscire automaticamente. Sì, i tasti non me li ricorderò mai, ma va bene. Parte sinistra. Allora, il tubone. Poi ci organizziamo. Allora, intanto togli la copertura, che comunque non ci serve. Ci dobbiamo mettere un... non troppo troppo vicini, perché altrimenti... aspetta, aspetta. Come si estende questo condotto, signori. Attenti che ci dobbiamo... piano, 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 drizza. Oh, bravi tutti, bravi tutti. Qua c'è un signore lì sotto, un signore lì sotto. Ok, splendido. Stai scaricando il grano nel rimorchio. Termina l'operazione, sposta il trattore con il rimorchio fino al punto indicato sulla mappa e tocca il punto esclamativo. Andiamo a scaricare poi, sì. Bravo, bravo. Allora scendiamo, prendiamo il trattore. E allora vediamo dove sta il punto esclamativo. E metti la mappa, giovanotto. Vabbè, sta là sotto il punto esclamativo. Scusa, perché non mi mette la mappa? Porca la troia. Vabbè. Grazie Aufa, grazie per i 30. Grazie mille. Allora, aspetta, scarica qui, apri menu. Lato scarico indietro, modifica regolazione velocità, attiva, disattiva, scegli visuale, suona il clacson. Non funziona il clacson comunque, non vorrei dire niente. Adesso sì. Era 1-0, non 1. Piano. No, non volevo avvicinare la mappa, volevo aprire proprio la mappa fissa. Dal menu, quella che abbiamo visto prima. Vabbè, comunque. Ci dobbiamo fare un po' di strada. 39 km orari, insomma. Insomma. Allora, modifica regolatore di velocità. Fondo, che cazzo è sceso a volo? Ma che cazzo sta facendo? Questo mi sa è quello automatico. Piano. Mi sono intrecciato un attimo con le mani, perché sto cercando di cliccare più cose in contemporanea. No, mi sa che più di 39 non può andare. Vedete il limitatore. Non si può togliere. Vabbè. Dai, vai. Spingi, spingi. Chiudi copertura, sennò ci se ne vola la cozza qua. Bisogna truccarlo sto trattore, Sto vio che no. Oh, i prossimi non li facciamo passare, Ma quello se ne è approfittato. Mettiamoci al centro corsia. Ma 39 km orari, insomma, non si può lavorare, Allora, dobbiamo girare... sì, prima a destra. Sto vedendo un pochino le zone, sono un sacco di campi. Figo, è figo comunque. Chi è appassionato del genere simulatore di fattoria, comunque con farming, trova sempre terreno fertile. Dopo questa possiamo anche scendere. Ci andiamo? Per dire. Vai, vai. Ci è costato caro questo di scendere al volo per fare la... ecco. Vabbè, comunque. Allora, buttiamoci. Andiamo a scaricare. Dai, Artemio! Che tra l'altro non ci ha fatto... segniamo anche il nome, possiamo dirlo? No, è molto ben dettagliato, calcolando che comunque lo stiamo giocando a medio la qualità. La ghicchia un pochino perché mi ha fatto mettere 2K. Cioè, non è che devo mettere per forza 2K. Anzi, in game probabilmente si può anche togliere, perché la freccetta a voi non me ne frega niente, che non la vedete comunque. Però mi dà fastidio il fatto che era
decentrata. Passiamo qua, va. Ci abbiamo trattore mica a caso. Mica a caso. Sono venuto a scaricare, giovani. T'ho portato cose. Potrebbero. Ok, così ci fa vedere. Aspetta che ci allontaniamo un po'. Bravi, bravi tutti. Ok. Ottimo lavoro per un agricoltore. I frutti del raccolto rappresentano la principale fonte di guadagno. Facciamo un salto al negozio segnalato dall'ultimo punto esclamativo. Come sempre, il diamante lampeggiante indica la tua posizione, la sua posizione sulla mappa. Va bene, la copertura non ci interessa. Voglio andare a vedere più che altro la mappa. Però la vado a vedere direttamente così. Dove naturalmente non mi segnala dove dobbiamo andare. Quindi facciamo così. Mazza, ci dobbiamo fare i chilometri. Madonna mia, ma scusa, ma tutta sta strada qua. Anche se non so se, perché questo credo sia l'inizio della nostra, orca troia, sto a vedere la mini mappa, della nostra avventura, diciamo, in questa zona. Non credo che poi ci faccia ripartire. Guarda che si stanno a mangiare i frutti del nostro lavoro. Vabbè, andiamo con questo. La finezza prima di tutto, signori. Vedi, sta cittadina è barbona, dai. Avevamo scelto il laghetto, ma non ci fa il tutorial al laghetto. Dimmi te. Abbiamo il freno a mano? No. Qui è possibile vendere veicoli e strumenti oppure acquistare attrezzature nuove di zecca. Puoi visitare il negozio di persona usando il simbolo davanti all'edificio. Il tour è giunto alla fine. Visita il menu guida, aiuto per maggiori informazioni. Buona fortuna e divertiti nel mondo di Farming Simulator. Ok, quindi praticamente adesso ci abbandona al nostro lavoro. E quindi non è che ci abbia detto granché. Non più di tanto, eh. Possiamo acquistare da qui tutte queste robe. Naturalmente poi andremo a capire un attimino la situazione. Vediamo cosa c'è. Tra le auto, vabbè, giustamente. Varie. Raccoglitrice, mi direbbe foraggio. Animali. Poi ci stanno anche questi qua, come giusto che sia. Gli oggetti, sacco di pallet, grandi sacchi, pallet. C'è fertilizzante liquido, erbicida. E beh, un pochino ci eravamo attrezzati, però possiamo dirlo, con l'ultimo farming. Anche grazie al vostro supporto avevo capito un bel po' di cose. Questi sono i vari pacchetti. Pacchetti immagino che ci vende. Ah no, quello che serve per i cereali, immagino, tipo. Quindi l'uva, che te serve? Questo, questo, questo. Ah, pure l'uva non c'era, gli altri, o sbaglio. Grazie collera, grazie mille per i 21. Don't worry, don't worry. Grazie mille. Poi quelli sconto, attenzione, Black Friday. Oggetti posseduti. Vabbè, siamo discretamente potenti. Mercante di bestiame, guardaroba, costruzione, produzione. Ah, i silos. Vabbè, giustamente questi se li prendo me li vai a mettere. Ma mica me li costruisci qua. Terreno. Ah, ci devo arrivare così per andare al terreno? Ma mi sembra eccessivo, scusa. Non c'è una scorciatoia. Cambia colore, zoom visuale. Posiziona oggetto. Non mi fa neanche andare con la freccina qui. Vabbè. Ci sarà un modo. Va bene. Quindi, all'atto pratico, noi a sto punto possiamo fare una cosa. Mappa Erlengrat. Bravi tutti. Allora, soldi 1000, modalità carriera nuovo agricoltore, tempo di gioco, vabbè, qua, no, sto vedendo anche cos'altro ci diceva di interessante. Torniamo qua, vai. Come detto, non so se avrebbe fatto un tutorial diverso, però secondo me sì, perché calcola che molte cose non ce le ha neanche dette, eh. Molte cose non ce le ha dette, quindi
Per dire, qua partiamo che abbiamo già gli animali. Pascolo per bovini. E che cazzo ne so che devo fare. Qua vabbè, scarichiamo la roba da mangiare, però vedi, l'acqua. Apri finestra animali. La freccina è giusto, ok. Effettivamente questo qua è un po' più avanzata come situazione. E potrebbe essere anche un po' problematica, perché a parte che non so quali sono le mie terre eventualmente. Io prima di tutto sono qui. Faccio solo gli animali. Come faccio a capire terre con X? Queste sono le mie terre. Quindi non abbiamo terre coltivabili. È possibile che il secondo... Comunque, eventualmente ci possiamo fare pure qualche contratto. Nel senso, cioè, tipo questo qua, campo 10, mietitura. Il campo 10 sarà molto grande perché ci dà $5,000. Quindi andiamo a vedere il campo 10. Ci facciamo prestare gli oggetti, dai. I macchinari noleggiati ti aspettano al negozio. Ricordati di riempire gli attrezzi se necessario. Ok. Mo' fatemi capire pure dove sta il negozio. Dobbiamo vedere un attimo perché non... Signora, stia attenta. Parcheggiato con stile però, guarda che tipo. Allora, io ho noleggiato la mia di Trebbia. Questi perché stanno qua? Mica la devo raccogliere pure io dopo. Non ci penso minimamente. Non è che ci aveva prestato qua quelli per... Vabbè. Comunque, ci serve questa e basta, eh? Ricordiamoci. Sterzala. Vai. Ok. Preciso deve stare, eh? Allora. In realtà... mi sa che ci aveva detto semplicemente di... Dove sta questa qua? Progresso, proprietà... Va bene. Raccoglie avena nel campo 10. Ah, no, è vero. Lo dobbiamo portare pure al mulino. Ma a sto punto non so se ci convenga, eh. Cioè, nel senso, stiamo facendo lavori per... Possiamo abbattere cose, no? Peccato, eh. Boh, vabbè, giusto per fare anche un po' di pratica. E... Là è un problema, però, nel senso... Quell'altro baracchino, che cazzo è? Non lo so. Vabbè. Ci guarderemo. Attenzione, giovane, vedi che sto camminando di Trebbia? Mi dispiace, ma è colpa tua, è colpa tua. Allora, prima di tutto, dispiegami di Trebbia. Abbassa lama. Accendimi di Trebbia. E via, questo attrezzo è riservato al lavoro con contratto. Ma io ce l'ho il contratto, che cazzo vuoi? Era il campo 10, no? Madonna. Campo piuttosto impegnativo. Va bene. Sei una picciona che subito va a rubare. Niente, è stato sepolto da... dalla granella qua. Adesso magari possiamo provare a... Dai, facciamo così, mettiamoci qualcuno adesso. Che come vedete si piglia un sacco di soldi, eh. Allora, vediamo se ci dà in automatico pure quello... No, ok. Quindi...
Scendiamo dal nostro. Ci abbiamo questo. La mancanza del ritorno dello sterzo è un po' fastidiosa, ma mi ricordo che c'era poi nelle opzioni la possibilità di far ritornare lo sterzo in... normalmente come arriva. Guarda, lo ci mettiamo qua, acquattati. Allora, con che stile? Con che stile cinematografico? Come andiamo in campagna? Oh! Oh, ma che state fuori a mettere i cartelli così in mezzo alla strada? Aspetta che qua ci siamo bloccati. È un problema questo. Bravi tutti. Ma che se fa poi a una rotonda? Attento con sta macchinina che te la schiaccio, biondo. Andiamo qua, che facciamo prima? Sì, c'era anche l'opzione della distruzione del raccolto, è vero. Per quanto non è il nostro, tutto sommato. Allora, a volte capitava in linea. Ah, mo sta là. Ho detto, do cazzo, sta quello con la mia di trebbia. Se l'è fottuta e se n'è andato. In linea molto teorica, ci possiamo mettere di lato e quello potrebbe iniziare a scaricarlo direttamente. Credo che sia pieno il coso. Ci stiamo? Calceviva, sì, poi la leviamo pure. Effettivamente è una rottura di coglione, ricordatemelo poi magari quando facciamo i nostri terreni eventualmente. Allora, in linea teorica c'era anche la possibilità di farli andare avanti in parallelo, nel senso quello continua a fare e noi ci mettiamo vicino. Vabbè, comunque questo qua non è pienissimo, quindi insomma adesso potremmo anche, mo li facciamo finire sta linea e poi facciamo noi. Vabbè, al momento il fatto di comprare non è un grosso problema perché non ci interessa. Però c'era anche la possibilità, mi ricordo, di mettersi di lato e quello in automatico. Vedi, è così. In modo tale che andiamo di pari passo. Cioè ce lo facciamo, ci facciamo tutta la strada insieme, buonanotte. Però conviene farlo fino a un certo punto. Io mo per dire qua riprendo io il controllo del mezzo della mietitrebbia, perché sennò quello... se posso. Licenzio operaio. Tanto comunque qua dobbiamo aspettare, né, che possiamo inventarci niente, quindi. Olè. Spegni. E via. Piazziamoci a fianco al carrettino. Quindi trebbia gliela lasciamo in mezzo alla strada. O la devo riconsegnare? Vabbè, ce l'hanno un autista che se la va a riprendere. Abbiamo beccato? Un po' troppo vicini. Devo girare io così, sennò non le rimette. Vabbè, questo non le rimette per niente le ruote a posto, la mia di trebbia. Dovrebbero entrarci nel carrellino in linea teorica. Vediamo se lo scarica tutto. Direi di sì.
Perfetto. Arrivederci. Ok. Allora. Aspettate che... Allora, dovevamo consegnare al mulino, giusto? Mietitura, raccogli... 84%, vabbè, perché dobbiamo ancora andare al mulino che si trova... Onestamente non avevo mica... Cazzo sta il mulino? È questo? Ah no, me l'ha segnato con il punto esclamativo, ok. Non mi ricordavo. Va bene, andiamo a consegnare. Questo è carico al 94%. Rimettimi la mappa, se no andiamo veramente random qua, eh. Beh sì, spero che se li riportino direttamente loro i mezzi, perché di certo non glieli riporto io, eh. Questo è poco ma sicuro. Guarda pure questo campo, è bello massiccio, eh. Qua hai voglia. Cioè è bello a vedersi così, però quando devi probabilmente andarlo ad arare, zappare, eccetera eccetera, due palpebre. Metti gente a lavorarci, perché se no... Allora, vediamo dove sta la rastrelliera qua del mulino. Si può entrare qua? No. Vabbè, ditelo prima però, eh. Ah no, sta là dietro, ok. Cartello? Sì, il cartello si toglie, a posto. Va bene qui? Signor Mulino? Glielo scarico qui, la vena. Vediamo. Pam! Proprio uscito un cubone. Qua mi sa che non c'è niente di resto mancia, eh. Il 17% trasportato per il campo 10. In che senso il 17% trasportato? Cosa significa 17% trasportato? Ci ha fregato palesemente. Segnatevi quest'uomo, non lavorate per lui. Non so se... se lo beccate, state attenti perché... è un po' farlocco. E questo è quanto, questo è quanto. No, più che altro ci dice che il 17% di avena abbiamo consegnato. Ma noi ne abbiamo consegnato il 100%. Questa volta anche gli ultimi filuzzi abbiamo raccolto. Quindi per il momento va bene anche così. Ma ragazzi, poi fatemi sap se magari lo vogliamo rivedere qualche serata. Magari vedendo anche qualche altra mappa, dando un'occhiatina. Forse la prima, dove avevamo qualche terreno, non avevamo ancora gli animali, possiamo andare a vedere con un po' più calma queste cose. O anche la seconda si potrebbe andare a vedere. Insomma, qualche spippolatina in più la darei, come detto, per quanto ci voglia un po' per entrare nei vari settaggi e ricordarmi tutte le cose che avevo imparato con l'ultimo farming, che naturalmente ho dimenticato. Però si potrebbe fare.